Partenza cautamente ad rialzo per gli indici americani, sulla scia di quello che erano le buone indicazioni comunque arrivate dai futures, più 0,3% il Dow, più 0,3% anche l'S&P e il Nasdaq in questo momento. Salutiamo Gina Ergas, gcgroupcapital.com da New York. Buongiorno Gina, grazie per essere con noi. Cosa dire di questa giornata? Cosa vi aspettate? Beh, diciamo che effettivamente ci fosse un rischio sistemico. Noi vediamo che per il momento la reazione nei mercati è stata abbastanza tranquilla. Ai fatti che sono venuti in questa splendida isola, non lo attribuiamo al fatto che c'è sempre l'ECB che potrebbe intervenire e dunque scongiurare, diciamo, questo famoso contagio di cui si parla. Poi alcuni dicono anche, beh, guardiamo al fatto che Cipro è un caso unico, però adesso avremo il punto che sono stati molti casi unici e così via, un'economia piccola, una struttura bancaria molto particolare, finanziata con i depositi e non con l'interbancario, dunque qui bisognava intervenire in questo modo perché era l'unico modo di risolvere la situazione e così via. E poi gli unici che si arrabbiano sono i russi, che poi tra l'altro sono dei farabutti, come si vuol dire, molti questi depositanti, perché hanno i loro soldi lì illegali. Ossia, questa un po' è l'antifona che noi continuiamo ad ascoltare. Noi siamo di un parere leggermente diverso, riteniamo che c'è questa camera fatta, effettivamente che c'è l'ECB, dunque bisogna vedere effettivamente a che punto l'ECB potrebbe intervenire nel caso ci fosse il contagio. Noi diciamo un'altra cosa anche, forse anche questo precedente effettivamente non verrà poi attuato, perché l'ECB potrebbe intervenire nel caso ci fosse il contagio. Noi diciamo un'altra cosa anche, forse anche questo precedente effettivamente non verrà poi attuato, implementato nel breve termine, dicendo anche voi in Spagna, voi dopo l'esclusione bancaria nell'Eurozona, dove c'è sempre quelli con meno di 100.000 euro sarebbero stati risparmiati. È un caso unico? Anche la Grecia era un caso unico. Per cui bisogna andando avanti, facendo un'ottica nel medio termine, risolvere anche queste questioni e un po', diciamo, esaminarle. Per il resto, esatto, noi vediamo rimane. Gina, ne parliamo ancora tra un istante, mi perdoni. Allora, dicevamo, rimane comunque l'attenzione forte sul tema Cipro, e questo anche guardando a quello che è appunto il punto di vista statunitense. In questo momento sono partiti comunque con il segno positivo gli indici Dow Jones, S&P e Nasdaq, con incrementi intorno allo 0,3%. Sul Dow, bene Bank of America, Boeing, Pfizer, JP Morgan, con incrementi fino all'1,8%. Cali lievi per Caterpillar, Hewlett Packard e Home Depot. Mentre sul Nasdaq, bene Bank of America, Boeing, Pfizer, JP Morgan con incrementi fino all'1,8%, cali lievi per Caterpillar, Hewlett Packard e Home Depot, mentre sul Nasdaq meglio di tutti fanno in questo momento eBay, Micron Technology e Vodafone con incrementi fino al 2,2%, di bassi fino all'1,3% per Seagate e poi News Corp, Western Digital e Checkpoint Software, comunque indici tutti in positivo in questi primi minuti di seduta. Ecco, dicevamo allora con Gina Ergas, GC Group Capital da New York, ci sono anche altri temi che stava sottolineando, prego. Ma io direi chiaramente c'è questo tema, che innanzitutto c'è il tema sempre per noi estremamente importante, forse primordiale, quello del primo tema americano, è quello dell'economia statunitense. Qui si guarda anche molto primordiale, quello del primo tema americano, è quello dell'economia statunitense. Qui si guarda anche molto vediamo sicuramente come un fattore positivo, non riteniamo però che l'edilizia possa essere il fattore trainante che era prima, però è sempre un fatto molto positivo e conferma anche la nostra visione di un settore americano che esercita a pieno titolo la Multina Monroe, l'America e gli americani, questo è vero. Poi domani, oggi perché inizia anche chiaramente la riunione della Federal Reserve, loro dibatteranno la politica da seguirsi, non ci aspettiamo un granché come cambiamento, riteniamo che questa è un'economia che ancora sta procedendo in avanti e come cambiamento, riteniamo che questa è un'economia che ancora sta procedendo in avanti, sta avanzando però a un passo molto lento, dunque la Federal Reserve manterrà questa politica dei tassi bassi. Per noi la questione è tanto se la proseguino o no, ma che effetto può avere ulteriormente nel futuro. Noi riteniamo che il quantitative easing e questi tassi bassi hanno già fatto quello che avrebbero potuto fare, e oramai è una questione di cucino anche ad assumere. Però il fattore più importante è qui per la fiducia dei consumatori, alcuni dicono anche ad assumere. Però il fattore più importante è qui per la fiducia dei consumatori, alcuni dicono che il tema immobiliare, questo è estremamente importante. Questo deve essere il prossimo passo, deve essere un aumento delle assunzioni negli Stati Uniti. Questo è il tema principale tra oggi e domani per l'investitore americano focalizzato all'interno del paese.
Gianni, volevo tornare un attimo sul tema Cipro, che rimane comunque caldo. In questo momento si sta pronunciando il capo dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, che dice i governi possono imporre la tassa sui depositi. Escludo però che ci sia una tassa sui depositi negli altri paesi, anche se è inevitabile che su Cipro questa tassa sia parte appunto di un bailout. Una delle domande sicuramente più calde qui in Europa è quella: potrebbe esserci lo stesso trattamento per altri paesi, come stavamo dicendo poco fa? È vero che si tratta comunque, Cipro è comunque una realtà particolare, gli aiuti, proprio perché gli investitori russi sono i primi ad essere comunque toccati da questa tassa sui depositi, tassa forzata sui depositi. Come vedete tutta questa situazione però, quando si tratta appunto anche di vedere quello che potrebbe essere il calo di fiducia, l'effetto sulla fiducia per quanto concerne gli altri paesi che non sono sotto aiuti, ma che naturalmente potrebbero essere toccati da un'eventuale modalità del genere in futuro? Beh, quello a cui accennavamo prima, effettivamente, dicono sempre è un caso unico. Ci dissero che la Grecia era un caso unico, che dunque lì gli obbligazionisti, quelli detentori privati di obbligazioni emesse dal governo greco, ma quello è un caso unico, questi poveracci hanno perso il 53% in zona, coloro che hanno i loro depositi bancari, loro sono le persone innocenti, essi non saranno mai scalfiti da qualsivoglia manovra, invece adesso pagano anche fino al 15% con l'ultimo scadenzato piano, che dice da 500.000 in su tu pagherai su quella parte il 15%. Stiamo esaminando diversi piani adesso, però nessuno qui finora ha detto no, non ci sarà questa tassa. Questo è estremamente importante. Poi veniamo anche a una cosa molto interessante: e chi è dietro questa manovra? Non per fare della complottologia, ma è la Germania che dice benissimo, ho fatto vedere i muscoli, come dicono qui nel caso Grecia, obbligando gli obbligazionisti a dire, proprio a ingoiare questo famoso 53% di sconto, e adesso tocca ai depositanti a Cipro. Chi sono i prossimi? Nessuno lo sa, per cui noi diciamo non crediamo, o speriamo almeno che non si attui questa politica anche in altri paesi, ma il precedente c'è e già è stato fatto, ossia lo stanno per fare. Adesso i ciprioti dovranno votare, che chiaramente il Parlamento cipriota deve approvare questa manovra, e allora dicono no, noi non votiamo, e gli stanno minacciando, cioè, benissimo, voi non votate, voi crollate, crollano le grosse banche cipriote, crolla l'economia, cioè, benissimo, voi non votate, voi crollate, crollano le grosse banche cipriote, crolla l'economia cipriota. È assurda, perché da un lato fu detto alle banche, anche in base a Basilea 3, ricordiamocelo, assurda, perché da un lato fu detto alle banche, anche in base a Basilea 3, ricordiamocelo, che finanziatevi con i depositi correntisti dei clienti e non delle banche o dei prestiti bancari. L'hanno fatto, questa è la risposta. Forse dobbiamo ripensare anche adesso un attimo questo modello di funding, che dovrebbe essere quello più sicuro, ma per chi? Per i depositanti che potrebbero perdere i loro soldi? Questo è estremamente complesso, e questo si innesca anche con tutto il discorso dell'Unione Bancaria Europea. Noi riteniamo che c'è un precedente, se poi dovessero attuarlo a Cipro, sarà questa alea che incombe, questa spada di Damocle, sicuramente ci potrebbe essere chiaramente una riduzione della fiducia, perché questa è una cosa veramente unica, qui abbiamo troppi casi unici che circolano e non c'è una consistente risposta al problema. E io vedo qui una cosa molto grave, che è quello che è successo negli Stati Uniti, non per fare un paragone tragico, perché molti pensarono che avrebbero salvato Lehman Brothers, perché avevano salvato la Bear Stearns, poi non hanno salvato la Lehman Brothers, poi dopo che c'erano altri casi dove gli obbligazionisti vennero puniti negli Stati Uniti, altri no, nessuno sapeva se ci fosse una regola consistente qui per si orientare, c'è questa giungla del rischio bancario specializzata nel rischio politico che io conosco a Londra, a dire che come regolamentazione bancaria e dunque specializzata nel rischio politico che io conosco a Londra, a dire che come regolamentazione bancaria e dunque parte del rischio politico, il Marocco era migliore degli Stati Uniti. Ossia qui ci stiamo tentando di trovare una soluzione dove non c'è. In tutto questo appunto c'è anche molto una mossa politica in tutto quello che sta succedendo a Cipro, però effettivamente è molto chiaro quello che è la Passagisti Group Capital. Prego. Da New York. Buona giornata dunque, grazie ancora. Partite poco fa le contrattazioni negli Stati Uniti con un cauto rialzo 0,2% da S&P.